Eccolo! Ciao, sono Gianmarco e dal 2006, insieme a una combriccola di amici, abbiamo registrato oltre 90 puntate di Pronto Chi Bussa, il podcast di amiciamici.com. In attesa delle nuove puntate, vi invito all'ascolto di questo episodio. Pronto Chi Bussa, il podcast di amiciamici.com. Così, parte 2 allora, parte 2 dei ricordi. Di chi? Inizio così, ti piace come inizio? Però i ricordi di chi? Vabbè, i nostri ricordi di infanzia. Sono i miei, tu. È sempre per sulla falsa riga di quello. E sottolineo riga. E a chi piace, tiri una riga. Mm-mm. Ti presto la matita. Che fai a croce, Modesta è la riga, ok. Vabbè, devo fare la croce, dicevo che puntata 18 intanto, salutiamo. Io c'ho il rantolo della... Sì, lui è rantoloso. Comunque, amici, vi salutiamo, questo è l'inizio della puntata numero 18, abbastanza... Mm-mm. Ciao belli! ...istituzionale questo inizio, 13... 13? Sì, esatto, di giugno 2006. Dopo la puntata scorsa, 6. Così, di Pronto Chi Bussa, il podcast di, ricordiamolo, il nostro sito, un po' di tutti. Di tutti. Anche mio, sì. Amiciamici.com, puntata 18. Il cero è acceso, noi siamo accesi. I telefoni sono spenti? I telefoni sono sempre spenti. Benissimo, non ci trovate. Dobbiamo riprendere quello che è stata la puntata 17 nel sempre 6. Sì. Così, che sono i nostri ricordi, perché abbiamo deciso di dedicare due puntate... Mm-mm. A questo meraviglioso tema, che sono le varie cose che noi abbiamo fatto in gioventù. E ormai... Adesso sì che mi scappo. Esatto, ormai la nostra gioventù è fantastico. Ricordi e niente più. Ormai siamo finiti come ragazzi. Ecco, quindi io ricordo che l'altra volta, intanto che abbiamo mandato il brano musicale, esatto, ci siamo gonfiati come dei caponi. Sì, può darsi che anche stasera magari. Stasera poi adesso provvederò. Ci gonfiamo di nuovo. Farò il barista nel frattempo che, visto che ormai anche... Ciao uno... belli. Sì, abbiamo sempre questa novità, ormai abbiamo... Sì, beh, ormai siamo digitalissimi. Abbiamo cose digitali, molto professionali, poi avremo anche delle sorprese, perché abbiamo già, incredibilmente, tra l'altro... Pussy? No, perché Pussy is now. Ah. È la nuova compagnia. Sì, il nostro nuovo sponsor. Esatto, ha deciso di... Concedere... Ma com'è quella storia di ogni 15 minuti di telefonate ricevute? Allora, ogni 15 minuti di telefonate ricevute, 15 euro in bonus... Così spendibile a bagage. Perché la compagnia è quella è la che nostra. Vuole, è quello che vuole, esatto. Quindi, nuova sponsorizzazione, ma incredibilmente io mi trovo davanti un foglio con la scaletta per le prossime due puntate. Cioè, oltre a questa 18, sappiamo anche... Che bello. Bene o male, che cosa tratteremo nella puntata 19, dove saremo un po' più tranquilli e rilassati, nel senso che non pareremo più le nostre minchiate. Sono tre sacchi, Così... Sono 300 sacchi, Sono 300 sacchi. Saremo un po' più tranquilli, lo diciamo subito. Sì, torniamo un po' più seri. Torniamo su argomenti un po' seri, perché li abbiamo un po' abbandonati ultimamente, quindi cerchiamo un po' di pomparli pesantemente. Sì, hai capito tutto quello che è nella scaletta? Sì, sto guardando, sì. Io intanto mi... Mentre, se ci riusciamo, perché c'è... se ci riusciamo, la puntata 20 sarà... Il best of, cioè il meglio delle 19 puntate passate. Noi non è che non ci riusciamo. Sì, bisogna trovare il tempo. Noi ce la famo. Dobbiamo trovare il tempo per farlo, chiaramente. Facciamo tutto. Così che la puntata 20, abbiamo già segnato, sarà il 27 di giugno. Quindi andrà in onda il 28, perché noi andiamo sempre in onda il giorno dopo. Cari amici. Esclusa la webcam. Scusa la diretta webcam che è... dice il nome. Cioè, però un giorno troveremo i soldi di fare uno e l'altro insieme. Troveremo il budget per adesso poter vediamo fare quanti adesso vediamo quanti abbonamenti riusciamo a tirare su con la Topafon, perché i fan aumentano qua, perché il pubblico Pussy c'è. Is now. Bisogna ripetere, c'è anche la Pussy, esatto, bisogna scusate, sì. Tra i fans e il pubblico c'è anche la Pussy. Sì, che noi salutiamo sempre volentieri, e tra l'altro abbiamo sempre i saluti dopo, che però potremmo fare subito. Sì, perché cioè ci siamo un po' accorti che i saluti alla fine... Sì, ultimamente li mandiamo sempre in fondo, perché una cosa tira l'altra e i saluti cascano sempre in fondo. Quindi, visto che comunque oggi abbiamo due persone, la seconda non sai ancora se dirlo. Ma perché non so bene come definirla, perché
come voi ben sapete, noi abbiamo i nostri soprannomi, nomi in codice, perché per non dare le generalità, allora, anche perché poi bisogna essere più presenti, quindi chi vuole essere salutato deve essere salutato con un nome d'arte, un soprannome, un nomignolo. Io poi c'ho la memoria che va e viene, mi sono scordato, dovevo salutare l'altra volta. Che è quella che è, esatto. Dovevo salutare l'altra volta le... tra le Amazzoni. Esatto, le Amazzoni. Dovevo salutare uno a Pantera Rosa. Che è uno in particolare che prima o poi... No, ma assolutamente. Perché il ragazzo qua prima o poi il cappellone. No, qua, ma io, se succede la davanti alla webcam... Il frigonamento davanti alla... Vabbè, adesso non è che hai aggiunto delle possibilità in più, hai detto questo, cioè... Se c'era il 2% adesso sei sceso. Ma non si sa mai. Potremmo avere questo scoop, ragazzi, amici. O forse è più del 2%. Boh, potremmo... Lo so? Non lo so adesso, per l'amor del cielo. Non voglio entrare in quello che è... Cioè, se mi dici che ci sono... Sei più del 2%? Ma. Hai già sondato? Non lo so. Ma... No, però... No, ma non capirmi male. Cioè, hai già sondato... Hai già... Trivellato? Sondato il terreno? Trivellato, dici? No, trivellato no, no. Nel senso, sei andato, hai fatto un sopralluogo? Ah, se ti dici sono aulachi geometri, sopralluoghi, rilevamenti, esatto. No. Così, quindi come fai a dire che c'è più possibilità? Soprattutto, ma lei lo sa che la definiamo così? Sì, lei sì. Quindi lei si ascolta? Lei si ascolta, lo sa. Sapendo che... Sì, che la non lo so, non lo so. Cioè, se me la dà la prendo, che me ne frega. Attenzione. Allora... tramutiamo la puntata 18 di questo podcast così in un'agenzia matrimoniale. Sì. No, matrimoniale no. No, matrimoniale non ti voglio così male. No, appunto. In un'agenzia. Cioè, non mi sono mai sposato, me lo faccio sposare adesso. Beh, ci sarà sempre una prima volta. Poi devo starlo a dire. Procedi, vai. Allora, tu guarda tranquillamente che io devo accatarrare da un'altra parte. Oltre alla signorina qua, ce n'è un'altra che volevo salutare un po' così, con un altro personaggio un po' particolare. Scusate, sto meglio. Che non so ancora bene come definirla. E per stasera la chiameremo Dark Lady. Esatto, io sempre degli abbigliamenti un po' scuri così. Perché io ti ho pregato di essere chiaro per identificare bene la persona, chiaramente, no? Sì. Così ora è questa Dark Lady, è comunque diciamo di dov'è all'incirca. No, ed è qua. È di Ledonia. Ed è qua. Tu sai che sono tutte queste, diciamo, queste patatine che giracchiano per la vallata così. Che bello, mi ricordo ancora. Montagne verdi. Anche tre al colpo, finlandesi, ungheresi, moldave. Basterebbe prenderne una della zona per non sbattersi troppo. Esatto. Però, vabbè. E quindi scattano adesso i saluti. Le denunce scattano, sì. No, sei consenziente, vai tranquillo. Comunque, volevo dire. Ricordiamo anche l'altra cosa carina e simpatica che succede domani sera. Ricordiamo subito. Sì. Sempre per il fatto della sponsorizzazione. Noi ce l'abbiamo grassa. Guarda. Noi cerchiamo di andarci a prendere una birra gratis. Guarda se c'è, noi cerchiamo di andarcela a prendere. In quello del posto. Oh, 200 sacchi. No, 600 sacchi. Ma che sommati. Sommati, sti ragazzi. Così abbiamo l'inaugurazione di un nuovo locale. O meglio, di una gestione nuova di un locale che è già anni. Sì, sono variegati anni luce. Anni, ora produce. Che c'è, esatto. Che rima che non... fuori. Io stavo perdendo una cosa, che altro che censura qua. Così abbiamo l'inaugurazione di una nuova gestione di un locale. Yeah. Il locale si chiama... Si chiama? No, dai. L'hanno chiamato loro così, non è che si chiama da solo. Vabbè. Cioè, che tutti i telefoni, voglio dire, no? Facevamo una bellissima promozione, seria, normale, come andava fatta, così devi rovinare perché, le cose. Perché, scusa, tutti i telefoni? No. Io mi telefono talvolta, se non sovente, e anziché no, a volontà. Or dunque? Sono solito chiamarmi. Okay. Autochiamarmi. Comunque, questo non c'entra. Vabbè. Comunque, dai. Questo che Dio ve la mandi... Buona. Buona, molto buona. Ma soprattutto buona. Senza mutande. Ma tutto questo per dire che in bocca al lupo alla nuova gestione e organizzazione dell'antica locanda Moretto che inaugura domani sera. Bedonia, provincia di Parma, quindi. Yes. Avremo un nuovo locale, un pub, disco pub, pizzeria, rosticceria, vendi fiori. Tutto. Bibiti. Ti lavano la macchina. Ti lavano la macchina. Te lo lociano, no? Che ne so. Faume. Tutto. Sono stato abbastanza chiaro? Bene. Sì. Così, domani inaugurazione. Poi chi c'è, chi non c'è, sarà. Già. Vedremo. Noi ci saremo. Saremo presenti con i nostri potenti mezzi. Quindi c'è la possibilità per chi vuole di braccio essere... destro. Il braccio destro e anche col sinistro, perché io mi porto dietro sempre tutti e due. No, ma io attendevo per via del... Esatto. Degustazione. Una macchina fotografica in una mano. E drink nell'altro. Soprattutto drink, naturalmente... Lot.
offerto. Quindi un drink offerto non fa mai male, anzi quindi chi volesse essere aspetta che mi stai uccidendo con sta sigaretta, quali mortacci, spegni sta cosa, è buono, sono quelle aromatiche, no, che va a fuoco tutto, non vedi, sono quelle aromatiche, vabbè. Comunque dicevo, calma, sempre freddo. Lui diceva: domani, per chi volesse essere milionario, chi volesse pretoriano, essere immortalato, mortacci, amici, punto. Ma arriviamoci in fondo, questa cosa, dai, che sennò non è che possiamo andare avanti. Bella, 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 bella. No, lo spingo, non li stampo più. Ciao, Mauro. Basta. Allora, come dicevo, è una cosa seria, importante, perché se qualcuno non sono il coltello, niente da bere, bevo solo io stasera. Anche se mi sembra che allora hai bevuto, mi giro abbastanza, qua. Hai bevuto abbastanza te stasera, perché sei troppo fuori. Allora mi giro. Cioè, non possiamo andare avanti così. Io chiedo il divorzio. Andiamo avanti. Telefona per il mese. Allora facciamo così. Dai. Allora io mi reco al bar adesso per gestire sempre. Ah, vai già, Moreto? Vado già al bar a preparare tutto. Tu inizia da solo quello che è la seconda parte dei ricordi, con quello che vuoi dire, con quello che vuoi fare, così ti voglio sentire io mentre vado. Ah, ciao, tu procedi con... lui procede. Se ne è masso, Vabbè, che vogliamo fare? Io adesso non mi ricordo onestamente con cosa abbiamo finito l'altra volta, però bene o male tutti i ricordi sono uguali, giusto? Ah sì, i ricordi miei sono uguali ai ricordi... E miei perché ce n'è anche tu. ...della gente in questo mondo. Allora, beh, mi balza alla memoria una cosa molto bella riguardante una nostra visita militare. E qui ce n'è. Ora ridi da solo perché io sono al bar e sto tornando ora, eccoci. Sì, ma tanto non è che, non posso fare pubblicità. Tanto non sei sordo, voglio dire, ascolti, no? Sì, si ascolta con le orecchie. Ma ero girato di schiena, quindi ho ascoltato con il... Benissimo. La punta delle orecchie. Benissimo. Allora, sì. Allora, noi abbiamo avuto... Fantastico. Pensate, amici, la sfortuna che può avere un ragazzo che sono io. Che oltre a essere qua a fare questo podcast, punto chi bussa, il podcast di amici.com, ormai lo dico da solo, ha avuto la sfortuna, quindi con questo ragazzo qua, il cappellone per intendersi. Mi siamo centrati proprio. Stasera è terribile. Ha avuto la sfortuna di fare anche la visita militare con questo ragazzo. Cioè, meno male che non ci hanno preso in periodi simili, perché mettete caso. Cioè, mettesero nello stesso scaglione, nella stessa caserma. Nella stessa caserma, un incubo. Cioè, 10 mesi con questo ragazzo. Che 10? Sono fatti 12. Il tuo. Ah, sì, perché lui era fatto il figo, era già arrivato in quelli che... Tu? Che tra l'altro, ti dirò, a me hanno fatto lo sconto, perché io... Non solo lo sconto ti hanno fatto. No, ti spiego, perché io... ero l'ultimo scaglione che ne doveva fare 12. Sì. Quello dopo di me ne faceva già 10. Morale della favola, che cosa ho fatto? 11 mesi e 3 settimane. Ma la faccia dello sconto, eh? Cioè, te l'hanno abbonato una settimana e basta? Sì. Però meglio che una pesante balle. Fortunello, fortunello. Meglio che una pesante balle, perché hanno detto non ci sembra giusto che quelli là dopo di voi già lo scaglione una dopo settimana. Ne fanno 10, voi ne fate 12. Vabbè, ma sei sicuro di questo? Non è che adesso ti vengono a chiamare per rifare quella settimana che ti ha dato per desertore? Cioè che ti sei preso da solo? No, c'è andato il congedo in mano, io me ne sono svignato. Giusto. Vabbè, sarà. L'hai fatto anche tu, lo so. Cioè, facciamo sentire il cin ai nostri amici, colleghi che ci ascoltano. Prosit. Alla salute vostra. E soprattutto delle vostre amorose. I miei coglioni. Forte? Molto bene. Non svegliamo che cosa stiamo bevendo, perché... Mortacci, no? Vabbè. È quello strong. Very strong. Molto strong. Allora, abbiamo fatto la visita militare. Vogliamo dire dove abbiamo svolto questa visita militare? Bologna. Perché diciamo che i ragazzi di qua andavano a fare, ormai hanno smesso di fare anche questa, perché giustamente hanno deciso. Vabbè, peccato. Poi volendo si potrebbe trattare questo argomento qua, perché io sono abbastanza chiuso come mentalità su queste cose qua. Però vabbè, lo stesso, saltiamo. Vabbè, noi ci abbiamo fatto purgare, vabbè. Perché, ma io ero contento, no? Ma anch'io, però noi... Ho servito lo Stato, ma noi ci hanno detto, te la becchi, ce la siamo beccati. Soprattutto, ok. Comunque ora che io vado a sorseggiare la bevanda per vedere se è buono o meno. Ma perché io non so se proprio partire con proprio il ricordo di come abbiamo iniziato anche il viaggio in treno e tutto. Sì, 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 no, io direi che l'ideale è spiegare un po' come si svolgeva la giornata, anzi le 2 se non 3 giornate, poi dipende, c'è stato anche già passato 30 anni. Comunque
chi ancora è perso nel distretto militare di Bologna. Sì, che gira allo spazio. Esatto. Non so, diciamo un po' come funzionava. Funzionava in questo modo. Un bel giorno arrivava a casa una bellissima cartolina. Sì, che noia. Così con scritto dove ci si doveva recare. Ai tempazzi. Così praticamente il distretto militare di Bologna, per chi era della zona, bene o male, perché poi alcuni forse sono stati chiamati anche nel quello... Ma c'era chi andava anche a Piacenza, non so perché. Piacenza, boh. Oppure anche Spezia, dipende se... Ma non lo so perché... Sia. Comunque, boh. Non so in base a cosa veniva, forse... Ah, non boh, ne ho idea. Forse a dove eri boh, nato, cresciuto, morto, non lo si sa, comunque. Forse per il morto. Forse è morto. Infatti mi ricordo che verso Bologna si muore, ok. Arrivava la cartolina dove c'era scritto la giornata dove uno doveva recarsi, farsi trovare in caserma. Agghiacciante. Meno male, comunque lo Stato offriva il viaggio. Giustamente c'erano i tagliandini. Cacchio che sposo. Che dovevano andare, soltanto che c'era un problema. Diciamo che c'era anche il vitto e alloggio. Sì. Vitto e alloggio significava per un ragazzo che aveva appena compiuto 18 anni, perché lì si andava subito, non c'era il fatto, cioè ai nostri tempi. Sì. Nel 12, appena dopo durante la prima guerra mondiale, era il, sì, il 16. Sì. Quello che è, si partiva diciamo appena dopo i 18 scaglioni, i primi 4 mesi, i secondi 4 mesi, eccetera, eccetera. Si partiva, si andava a Bologna. Quindi il problema così con i rivedibili, se c'erano. Con i rivedibili, esatto, noi ne avevamo la creme della crema. Un personaggio mitico. La creme della crema avevamo con noi, bene, ci siamo recati a Bologna. Tanto che giustamente... Ah, figo. Per mangiare era offerto se mangiavi in caserma. Dormire era offerto se dormivi in caserma. Però sapete, a 18 anni, se hai bischello, l'idea di dormire una notte in caserma, si aveva molto l'idea del fatto che chi dormiva veniva demolito, botte, schiaffoni, cose del genere. In realtà dopo... Diceria di popolo, Esatto, perché in realtà dopo noi ci abbiamo dormito almeno 300 giorni, perché io ho fatto 303 giorni, se mi ricordo bene. Così, mamma e mia. Qua ci sono, vivo, ci sono. Sì, anch'io. Non ho più tre dita di un piede, quattro dita di una mano, un occhio di vetro, una gamba di legno, ma c'ho ancora una... Per chi intende? Un avambraccio. Bene, dicevo questo. Allora, siamo partiti, si partiva in orari terribili. Presto. Quindi, siamo partiti. Non mi ricordo, 4:30, comunque. Siamo radunati alle 3, mi sa. Sì, ma forse, quello lì forse il raduno è stato per il fatto del... Ci piglia qualcosa, sì. Prima di partire. Sì, c'è che sei presentato ubriaco. No, io non mi ricordo, non era così presto, perché io mi ricordo forse erano le 5 del mattino. Perché a treno ci sono portato da Borgottara a Parma. Sì, poi l'abbiamo cambiato. Poi l'abbiamo cambiato, abbiamo fatto Parma, Bologna, quindi bene o male. Perché bisognava essere là alle 8 del mattino, 7:30, 8. 7:30, prestissimo. Presto, 7:30 facciamo. Quindi, allora, ci siamo, viaggio in treno. Fantastico. Potete bene immaginare, allora, Borgottaro, Parma, c'eravamo noi, il macchinista forse, perché non sappiamo se chi guidava se il treno o era telecomandata a distanza, e il controllore che ci aveva fatto anche una storia particolare sul fatto di che biglietto avessimo, perché non è che l'avevamo convalidato, c'era un casino, non mi ricordo. No, perché il fattore di questo tagliandino dello Stato, esatto, che era che ci passavano sto benedetto treno, sì. Però il problema è sorto quando... ci passavano al massimo un interregionale. Ah, forse c'era quello. E soprattutto settore non fumatori. No, ma quello lì è una stronzata, non c'è, non è vero. Non c'era ancora. Ma no, a parte che il treno non c'era la differenza. Sì, c'era. Borgottaro Parma non era. No, ma io parlo del Parma Bologna. Ah, dopo. Noi sul Parma Bologna cosa abbiamo fatto? Infischiandosene di andare a beccare l'interregionale, che era quello che c'era passato. Su cosa siamo montati? Su un bellissimo inter. Non parlare di montaggi. Ah, scusa. Su cosa siamo saliti? Perché sai che i termini sono censurabili. Vabbè, allora diciamo, ci siamo adagiati. Ci siamo adagiati. Abbiamo utilizzato un... come si dice? Era un rapido, un intercity? Un espresso. Ecco, qualcosa che non c'entrava assolutamente. Qualcosa che non c'entrava niente. Noi siamo saliti... Belli come il sole. Venendo dai monti, noi abbiamo giocato molto sul fatto che siamo ignoranti, ecco, eccetera, appunto. Eccetera. Ci mettiamo in un bel scomparto. Ci siamo divisi, eravamo una dozzina, sei per... Eravamo otto. No. Otto eravamo. Come otto? Otto persone. Allora eravamo quattro per scomparto. Può essere. Sì, perché abbiamo fatto due camere. Poi andiamo avanti nel discorso, poi capiamo. Capiamo tutto. Allora, in quel mentre che eravamo un po' rincoglioniti dal sonno, che ancora era un po' gonfio, un po', un po'. Smaltendo, cercando di svegliarsi,
Qualche d'uno ha pensato bene che, essendo nel non fumatori, di accendersi una sigaretta. Ma quello lì. Io non fumavo all'epoca. Con il panico. Mamma, giuro. Con il panico del controllore, stava con la finestra aperta. Però chi non è stato scaltro da buttarla fuori, ha avuto il coraggio di sfilarsela dalla bocca e spegnersela in mano. In una mano. E tra l'altro chiudersela in mezzo alla mano. Sì, per evitare anche il fumo. Esatto. Post. Questo arriva, biglietti, quell'altro. Aiuto. Cosa ha lei? Non ho niente. Da lì la polemica del biglietto che abbiamo cannato, mi ha fatto un bordello dalla Madonna, poi c'è da pagare le differenze. Poi c'è l'abbonata. Ce la siamo cavata con un nulla di fatto. Sì. Nulla di fatto. Quindi il biglietto siamo riusciti a scampare. È andata bene. Cerchiamo di farlo un po' più breve e quindi arriviamo a Bologna. Siamo al bar di Bologna. Arriviamo a Bologna, giustamente. Non è che prendiamo autobus, treno, metropolitana. Piedi, andiamo a piedi tranquillamente in caserma. Sono quei 15 c'è minuti di camminata, mi ricordo. Era così. Però Bologna non è come proprio Bedonia, che c'è un bar. Vabbè, a parte Bedonia che c'ha 25 c'è bar. Però ogni due passi c'è un bar. Ogni due passi c'è un bar. Esatto. E giustamente bisogna fare colazione. Quindi, diciamo, qual è stata la colazione tipo dei nostri baldi giovani in visita militare presso quelli di Bologna? Allora, uno ha pensato bene. Un signore in questione. Uno ha pensato bene di iniziare la mattinata con una bella grappetta. Uno. Due. L'altro signore in questione ha pensato bene di iniziare con Ceres e pizza. Allora 7:30 la mattina. Poi io dico un 3. Io dico il 3 perché almeno sono quello più calmo. Dici, e posso dirlo. Dici il 3. Il 3 è stato un cappuccino. Il quarto, che non so se è stato consumato, però per me non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. Il quarto è stato un Bellini. Lo ricordo ancora adesso perché... E poi il resto mi ricordo che è stato ordinato a stecca birra. Sì. Mi ricordo che tanto per far arrivare l'orario. Esatto. Anche perché la birra era stata calcolata dal punto di vista che in caso di nel primo giorno si svolgesse urinamento, le prove, il test delle urine, sì, così favoriva, sai, lo scialacquare, la secrezione, sì, ecco, esatto, della piscia, per intenderci, sì. Quello che si doveva fare si è fatto poi quasi tutti, sì. Perché ricordo che sempre quello che è stato perché c'è stato uno che ha avuto dei problemi. Fantastico, esatto. Veramente fantastico. Esatto. Ha dovuto fare il giorno dopo, io non so, quegli esami come potessero andare bene. Fantastici. Cioè, immaginatevi di usare l'urina di un canguro morto. Fantastico. Così per passare. Non lo so. Quindi, questo mi fa anche capire che i test. Sì, perché tra l'altro. Tra l'altro. O vengono fatte a campione, non lo so. Perché, cioè, lui non è possibile che gli è capitato. Cioè, è impossibile che quelle urine lì siano risultate corrette. Cioè, ma anche come valori standard dal punto di vista della presenza di globuli rossi, nel senso. Sì, dopo una notte di gozzovigliamenti. Che adesso andiamo a raccontare. E tra l'altro, la cosa strana che mi ha fatto ridere è perché tutti in tempo zero sono riusciti a fare i pipì dentro la provetta, no? Anche perché ci tramandavamo così l'informazione che il primo giorno c'era questa prova, no? Sì. Allora tutti si partiva belli pimpanti alle 5 del mattino in treno, già non, cioè, si arrivava che non si era fatto pipì, sì, così dal risveglio per tenerla, per esatto, tenere. Tutti gli scombussolamenti vari del treno ti portavano a vescica piena già a Bologna, poi c'era tutta una bella camminata in scioltezza per raggiungere la caserma, sì, quelle 2-3 ore. Mattina presto, oltre a pipì, può scappare anche dall'altro. Esatto. In Aturta, via Tratali. Esatto. Quindi siamo arrivati, diciamo che giungiamo in caserma ci fanno le varie prove, i vari test, ti piacciono i fiori, faresti il fiorista, quelle domande lì che non hanno né capo né coda. Sì, ma alla domanda del caporale, quello là, allora, chi c'è ancora chiuso nel bagno? Quell'altro come poteva rispondere? Non mi ricordo. Il menuto, a me scappa, ne capo! Ma come non ce la fai solo due ore che si chiude? Sono nemmeno vea, gaito. Siamo andati sempre dal punto di vista... Cioè, in italiano non ci veniva, per dirsela. Allora, poteva succedere anche perché poi si andava, non è che si aveva la privacy e la cosa, quindi... Sono nemmeno vea, gaito. Il problema è quello lì, l'ha rifatto il giorno dopo e da lì il fatto che difficilmente quelle analisi potessero essere corrette. Abbiamo svolto un po' tutto quello della prima giornata. Sì, anche perché abbiamo finito presto, l'1:30. Finito presto, giustamente non abbiamo mangiato, penso, a mensa o qualcosina. Io forse sì, qualcosina. No, non so che abbiamo rosicchiato qualcosa. Che... Dove ricordo che c'era anche la Coca-Cola, attenzione, dentro, dentro il bicchiere classico di latta, così, perché c'erano anche i bicchieri di vetro, ma quelli lì tra l'altro...
Cioè, erano di stecca che io se mi chiedi di vetro, erano di stecca. Che tra l'altro, cosa ho trovato io allo spaccio? Andiamo, se ti ricordi. Ecco. Entro allo spaccio, mi sgranocchio qualcosa, la buona, quello che c'era, mm-hmm. perché i naioni sono fatti fuori tutto, c'erano gli avanzi. Sì, che cosa trovo io per far passare 10 minuti? Cosa hai trovato? Il videogame di Bubble Bubble. Ah, questo. Super Bubble Bubble. Ah, beh, quello lì. Fantastico, andava ancora a gettoni, ma... Beh sì, erano lì all'epoca 200 lire erano spettacolari. Figo, fantastico. Super Bubble Bubble, uno spazio della casa. Vorrei ricordarti questo aneddoto qua, cioè che all'epoca ricavando 10 centesimi adesso vanno a 1 euro. Così, vabbè, comunque. Dai, l'inflazione. Ci troviamo a passare un pomeriggio afoso in quel di Bologna, a fancazzismo, eccetera, eccetera. Allora, cosa arrivano? Le 4 e mezza, le 5, comunque c'è la libera uscita, via, si esce. Si esce, si va. Noi con i nostri bei bagagli per andare a dormire in questo... Sì, uno zaino con tre paciughi dentro. Sì, beh, un cambio di mutande, un cambio di calzini, spero che quelli te li sei cambiati, vero? Sì. Ma io sono partito direttamente senza. Benissimo, anche io sto più comodo. Scioltezza. No, mamma, scherzo anche lì. Comunque... Partiamo, sì. Andiamo a raggiungiamo sì. il posto che era prenotato per dormire. Posto che anche quello lì viene passato di stecca di generazione in generazione, dove tutti quelli la famosa pensione. Sì, che si chiamava tipo Manzoni. Ma Marconi. Pensione Marconi, una stella. Una stella. Grado qualitativo per definire gli alberghi. Costava poco. 20.000 lire a notte. E anche quello lì ci siamo andati a piedi. A piedi, ovviamente. E da lì, cioè dallo noi risparmiavamo per poterci proteggerci? Ubriacare come eccoci, voilà, così. Infatti il piano premeditato nei minimi particolari era quello di uscire dalla caserma con più grana possibile in testa. Con più grana possibile e fare un po' tutti i bar. Quindi abbiamo fatto i restanti 15 minuti di tragitto per poterci consentire di arrivare in pensione. Lungo il lato destro di tutto il viale. Abbiamo fatto tutti i bar. Di Bologna, non è che eravamo a Timbuktu. Cioè a Bologna abbiamo fatto tutti i bar. E anche lì Biretta, con una R basta. Biretta, un whisketto, eccetera, eccetera. Finisco questa sigaretta. Cose varie. Però abbiamo fatto anche tutto l'altro lato a tornare indietro dopo. Posiamo la roba in questo hotel e si è liberi come c'è di bosco. Sono le 7, t'ho fatto. Sì, più o meno. 7 di sera ci troviamo che dobbiamo mangiare e divertirci come dei vigliacchi. Sì, si sperava di divertirsi. Matti, esatto. Giro di bar solito, dove potevamo andare a mangiare? Chiaramente, cinese? No, prima abbiamo fatto McDonald's. Ah sì, è vero. Prima abbiamo fatto il McDonald's che ci ha saziato sì e no. Sì, aneddoto del McDonald's, io direi che si può citare sì. i due classici aneddoti sì. del McDonald's. Si può. Io partirei col primo. Vai. Che è il personaggio che chiaramente che entra a chiederti le monetine. Sì, cioè per capirsi. Esatto. Arriva un tizio. Un tizio sconvolto. Peggio che noi. Cioè un fattorino praticamente, no? Esatto. Arriva bollito come non mai. Occhi assurdi. Benissimo, ci guarda. Ci fissa un pochino. Ci vede che ruminiamo come dei cavalli proprio. E soprattutto ci legge in fronte che veniamo da Bedonia. E dice: oh ragazzi, non è che per caso ci avete degli spicci, c'ho una certa fame. Vai, la frase vorrei un pochino. La frase scusa, c'è il millino. Sì, ce l'ha il millino. Sì, c'è gli spicci, c'è una certa fase, cioè vorrei mangiare anche io qualcosa, sai, figa. Voi state mangiando, ma figa. Io non so nulla, figa. Vabbè, allora, giustamente, presi un po' da compagnia. Allora, vabbè, dai, chicchira va nelle tasche, soldini di qui, soldini di lì, soldini di là. Ma il meglio. Il meglio di un personaggio. È stato questo mitico che io vorrei tirare fuori ancora, che è sempre lui il riformato, era riformato. Quindi è un anno più vecchio, per intenderci. Lui aveva già avuto esperienza, L'anno prima si fruga nelle tasche. Si fruga nelle tasche e dice: e tira fuori un quantitativo di monete paragonabile a salvadanaio. A un salvadanaio, esatto. Tutte monetine all'epoca lire, quindi 50, 500, gettoni lire. Del telefono 500, i millini del ferro. No, che sì, non c'erano già. Due bilini, okay. C'erano. Bene. Tira fuori, udisa. Li consegna a questo personaggio qua, ma gli dice: dillo te che come dialetto sei più. Audigumi. Sì. E dice: oh, guarda che mi ha braccato moneta, ma non sta mica a fare casare.
che detto in italiano risulterebbe una cosa del tipo: io una camionata di moneta te la do, però non ci fare delle minchiate, non ci fare delle cazzate. Esatto. Questo è stato bellissimo, già lì, già la faccia. Poi lui, già, sto qua era fuorissimo, non so. Però ha gradito la brancata di moneta. Altro aneddoto valido da raccontare. Aiuto. A questi ragazzi qua che ci stanno seguendo, sì. Sempre se non hanno già spinto, perché ormai si saranno fatto due balle allucinanti. Sempre dello stesso personaggio. Sempre nello stesso posto, cioè il locale del McDonald's. Così vede seduto dietro di lui o davanti. Era quella lungo. Famosa coppietta, c'era una coppietta. C'era una coppietta dove sì. All'epoca, quindi stiamo parlando di, fammi il conto. Avevamo 18 anni. 96. Quindi, vabbè, facciamo 96. Sì, sì, 96. Sì, sì, 96, ti credo. 96. Okay. 78. Sì, 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 sì. 78, 96. 96, siamo tranquilli. 96 vede dietro di me, o comunque lui vede, così, una coppia dove lei ha qualcosa di particolare. Senza dire niente a nessuno, si alza, parte e va da questa qua. Così. Tranquillo. In scioltezza. Si alza, va, si presenta davanti a questa qua. E tu, sempre in dialetto, chiaramente, era amici, sempre in dialetto. Amici. .com, le dice: ma fa un po' vedere a lengua? Ma la che dice? Esatto, oh, sì, vai, dillo bene. Fammi un po' vedere la lengua, cara. Al che sta qua un po' sbalordita, lo fissa, più o meno capisce qualcosa, tira fuori la lingua e spunta un bellissimo piercing. Esatto, sulla al lingua, 1996. Al che non contento, aggiungo. Che dice? Ma scusa, cara, ma un piercing, te che l'hai anche in trasguerza. Questo io avrei omesso di dirlo, comunque. Però, così, in italiano non l'ho trovato, sul vocabolario, questa parola. Questa non l'ho trovata, comunque è valida. È valida. Dire a una persona che non conosci al McDonald's. È molto valida. Molto valida, e questo diciamo è l'aneddoto McDonald's. Sì, praticamente gli ha chiesto se il piercing era anche in una parte oltre riproduttiva che femminile, mettiamola così. Oltre giusto? Che nella lingua, perché all'epoca 96 se ne vedevano pochi, ed effettivamente molto bene, molto bene. Si esce e bene o male la serata continua in quel di Bologna, tra un locale e l'altro. Pub. Poi io ti lascio raccontare la tua, perché prenditi le colpe, la tua esperienza. Ma caffè. Ma lì era stata prima del pub o dopo? No, lì era stata... Lì era stata prima del pub. Ah sì, perché abbiamo detto facciamo l'aperitivo, una balla là. Esatto, perché dopo c'è anche la successiva mangiata al ristorante cinese. Ah, fantastico. Dove c'era la birra, birra cinese. Prego il dinero. Vabbè, ma questa è un'altra raccolta. Adesso cerchiamo di farla breve, perché sennò qua abbiamo anche il pezzo da lanciare. Qua siamo fuori tempo, qua siamo un casino. No, ma che è? Siamo fuorissimo. No, va bene, ce l'abbiamo grasso. Vai. Allora, cosa succede? Andiamo, ho detto, facciamoci un aperitivo là. Bar a caso, bar. Becchiamo sto bar. Bar che vorrei definirlo un attimo, cercare di chiarire, era un bar da elite. Da elite del centro di Bologna, quindi servito in una certa maniera, personale. Gente chic. Sì, vestito in una certa maniera, così entriamo noi che siamo allo sbando. Demolito. Perché immaginate, dalle 5 del mattino che siamo in viaggio, 230.000 km fatti in treno. Sì, 200 goti per un. 30 km fatti a piedi e 300 birre bevute. Sì. Inquadriamo un attimo l'ora, sono le 7 di sera. Sì, all'incirca. Minuto più, minuto meno. Ci presentiamo belli come... Non mai. Come non mai. Così, chi ha da fare i bisogni, così, caffè un po' per tutti, perché lì ormai bisogna. Sì, sì. Io mi ricordo che abbiamo preso il caffè insieme, tra l'altro. Sì, anche lì. Caffettino, ci sta. Ci troviamo al bancone insieme, arriva il caffè, e all'epoca, io arrivo soltanto a definire il pezzo, che all'epoca c'erano ancora le zuccheriere, quelle modello 10 kg di zucchero con i due cucchiaioni, quelli lunghi. Sì, perché non c'era ancora la storia della normativa. Sì, non abbiamo mai preso un cacchio. Esatto. Quindi, arrivo nei caffè. Il momento è quello di zuccherarli. Prego. E beh, allora, il momento è stato così. Apro la zuccheriera. In tutta scioltezza, servo l'amico con lo zucchero. E sono io. Mi servo con lo zucchero. E nel frattempo comincio a lui mentre lui mescola, io, senza rendermene conto, c'era stata l'euforia della giornata. Perché ancora con il cucchiaino della zuccheriera, quello ballo lungo. Tanto Schumacher è passato. Che gioco. Prendo lo zucchero. Ricordiamo, scusa, che intanto questo qua è passato a cannella. Dietro a casa mia abbiamo almeno una S veloce, 2-3 curve, bene. Sì. Proprio a paletta, terza piena.
riavvolgo. Sì. Non ti accorgo. Zuccheriera. Infilo. Zucchero. Dolcifico il caffè. Bene. Procedo. Mescolo con il cucchiaio della zuccheriera. Quello lungo. Lecco il cucchiaio della zuccheriera. Per pulirlo. Per pulirlo. Lo rinfilo nella zuccheriera. Tutto questo, ragazzi, oltre che a fianco a me... Il commento editoriale del locale l'ha fatto, l'ha fatto davanti al proprietario del locale. Che l'ha guardato sbigottito, cioè non credeva ai suoi occhi. E che ha detto? Ha detto, ha cercato di farle capire, diciamo, che invece che mettergli le mani in faccia, così ora lui avrebbe dovuto togliere tutto lo zucchero e farmelo pagare tutto. E farmelo pagare tutto. Non contento. Non contento, perché il caffè mi sembrava ancora un po' amarognolo. Non contento, ma riprendo un'altra bella cucchiaiata di zucchero. E poi, proprio per tirare il culo al tizio, beh, che ci è rimasto bene, rimescolo il caffè. Sempre col cucchiaio, quello della quello zuccheria. Lì, rilecco e ricaccio nella zuccheriera per la seconda volta. Ah, che il proprietario ha detto: vuoi uscire da solo o ti ci accompagno io? Ci ho detto, io posso anche uscire, però se prima mi fai andare un attimino in ritirata... Perché nel frattempo la scusa del caffè era stata presa un po' per andare a fare una ritirata di gruppo. Quindi c'era due che prendevano il caffè e quattro che andavano in bagno e così. Quindi il ragazzo qua parte e va in bagno. Vado in bagno. Giustamente. Okay. Bagno di un bar in centro a Bologna, non è che è una suite di un hotel. Sì, non è una suite imperiale, ma cosa vuoi mai? Entro. Porta uomini, porta donne. Porta uomini, prova ad aprire. Occupato. Boh, chi sarà? Passa un po' finito. Diciamo. Perché mi scappa da ridere, non ci riesco. Non ci riesco, vacca porca. Vabbè. Riusciremo prima o poi. Ribusso. Occupato. Fighi, sta lì. Io non ne potevo. Cioè, ma mi scappava, porca. Busso. E niente, occupato. Allora, ma se poi sapevi chi cancro è? Perché a quell'ora lì, lì dentro a quel locale lì c'eravamo praticamente solo noi. Praticamente! Poi capirete. Uno dei nostri soci salta su e dice: in minuto, rivo, sono Andrea che vuole corpo. Che praticamente significa che invece di far pipì fa quell'altra. Stava scaricando l'IVA. Esatto. Con la carta del fax in mano. E io ci dico: ma guarda che mi sto pisciando addosso. E lui, e che problema che è? Falla in tuo lavandino, l'hai tu. Falla nel lavandino. Anche io tiro fuori gli attributi. Dicendo anche molto probabilmente, pronti. Pronti, chi bussa? Sì, esatto. Tiro fuori gli attributi e scarico. Un 18 bellissimo. E scarico, scarico nel lavandino. Nel lavandino. Giustamente lui, con il suo membro. Tra l'altro ho aperto anche l'acqua, proprio per far fluire. Per far scorrere, esatto. Poi anche agevolare il fatto che... Ah, il rumore, sì. Esatto. Non farlo più. Esatto. Svuota nel lavandino di questo locale. Mentre svuoto, come avevo detto prima, eravamo praticamente i soli in questo locale. A parte una signora che, non curante del fatto, cioè che ci si vedeva lontano un chilometro, che eravamo come degli orsi polari dentro a una cristalleria, così ha pensato bene di andare a far pipì lei. E che spettacolo trova? Apre la porta e si trova il ragazzo qua al cappellone, con il suo amico in mano, posato dentro al lavandino, che si sta urinando dentro, con l'acqua aperta però, sì, guardate bene, con l'acqua aperta. Tra l'altro cade freddo insieme perché... Con l'acqua aperta, quindi anche un bel getto, un bel... Così, apre la porta e cosa pensate che abbia detto questa ragazza? Questa donna, ragazza magari... Era una donna d'età. Ha detto una cosa tipo: scherzato! Che schifo! E io mi sono girato con tutta calma e ho detto: ma scusa, cara. Non ti hai mai visto un uccello? Ecco, possiamo dirlo uccello, dai, in questo caso, anche se tu hai usato ben altri termini. E lei ha detto: andrò a alimentarmi con la direzione. Ho detto: prego, tanto io ormai sono di casa. Tanto era già in bella vista il ragazzo, cioè dopo aver succhiato in cose così, andava anche a pisciarli nel lavandino. Quindi, benissimo. Abbiamo deciso lì di uscire. Sì, per forza. Da lì siamo usciti. Siamo andati a mangiare lì. Siamo andati. Sì, subito dietro l'angolo cinesino. Cinese che ci ha tentato. Tra l'altro, un bellissimo ristorante cinese. Sì, c'era con i pesci sotto. Acquario sotto. Pavimento, si camminava sul pavimento di vetro. Figata. Ci sediamo, c'eravamo bene o male solo noi. Anche lì. Sì, solo noi. C'era solo noi. Ci sediamo in un tavolo rotondo ancora adesso, me lo ricordo. Che c'era la parte centrale che ruotava, che ti potevi far passare.
Così, e per ordinare non... Sta qui che arriva, che assomigliava più o meno a Manlò. Sì, e io mi tocco perché Manlò basta, mi ha rotto le balle. E lo dico qua e lo ripeto. Arriva, pensa bene di venire da me. C'è da ordinare. Arriva e mi dice, prego volere ordinare? Ho detto no, prego volere mangiare. E lei dice giustamente, prima ordinare e poi mangiare. E io ci ho detto, ma vai a cagare. Io volere mangiare. Molto bene. Anche qui l'aneddoto è un po' fatto. Abbiamo mangiato come dei maiali. Sì, i voltini prima. Io mi ricordo di tutto, verdure, che ha portato miste. Tanto di quel pollo. Pollo gratinato. Piccolino. Era cose brutte in una maniera. Brustolito. Non lo so com'era. Pollo brustolito. Era buono, figli. Era tutto fritto, ma ce n'era veramente era una buono. Quantità. Ce l'hanno portato tipo con la cariola. Sì, era buono, forse la chimica, no? Non so, però era buono. 8 coperte, mi ha mangiato come dei disgraziati. Ci ho speso una mazza. Mi ha speso niente. Così grappa le rose come se piovesse. Sì. Grappa le rose come se piovesse. Quella birra cinese, perché c'era stato Heineken. C'era la birra cinese e l'Heineken. E l'Heineken. Birra cinese e Heineken. Solo sì. Quelle. Esatto. Le birre, la scelta di birra e poi abbiamo perché scelto. Perché detto, ma mi vorrei una Bex. Abbiamo scelto la birra cinese perché cioè, io ho preso l'Heineken. Sì, io mi ricordo che non mi fidavo della birra cinese. Abbiamo scelto la birra cinese perché avevamo giocato sul fatto del prezzo. Solo esclusivamente del prezzo. Cioè, tipo, bottiglia da 66 costava 500 lire, tipo. Sì, una roba allucinante perché abbiamo mangiato, come dei cosini, abbiamo speso 7.300 lire a testa. Sì, abbiamo speso una cifra assurda, ma abbiamo mangiato con della gente, ragazzi, della gente che oltre passa i 100 kg. Sì, 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 cioè, ti capirei. E poi, cioè, poi tutto... La vuta amati. Esatto, siamo usciti e abbiamo lasciato anche contento il proprietario. Grazie, ci abbiamo lasciato la mancia. Ma non avrei mai detto. Abbiamo lasciato 8.000 lire, 700 lire a testa di mancia. Mai più. Dopo il numero del bar, avrei detto che quello lì non era tanto contento di vederci. Eppure ce la siamo godute così. Giustamente, avevamo fatto l'aperitivo nel bar, avevamo mangiato al cinese, ci stava. Il pub. La massa caffè, il pub. Pub. Diciamolo, dai, anche perché non possiamo fare, non facciamo pubblicità su, diciamo, l'Irish Pub di Bologna. No. Entriamo dentro. Tanto lo conoscono tutti. E qua abbiamo perso un personaggio. Sì. Se ti ricordi. Dopo il lancio del pacchetto di sigarette. Questo personaggio, fuori come un'aquila reale, sì. Così si è appollaiato su uno sgabello. Sì. Così proprio appollaiato. Tra l'altro ricordiamo che era mezzo invalido. Era mezzo invalido perché lui è praticamente stato mezzo invalido per 10 anni della sua vita. Fugava e fer, ladre e stampelle. Quindi stampelle. Stampelle. Appollaiato su uno sgabello in condizioni pietosissime che è impossibile. Cioè io neanche fumava, da a qualche maniera. Così si accende, si prende un pacchetto di sigarette, si accende una sigaretta. Butta via tutto. Finito la procedura dell'accendino. Paglia accesa, a lui non servivano più e non ne ha riposto nel taschino della camicia. No, preso le sigarette e l'accendino, le ha lanciate in mezzo al locale pieno di gente. Fantastico. Roba da prendere 7.000 pugni nel giro di 10 secondi. Sì, sì. Lo stesso personaggio però era stato l'unico a riuscire a sfidare la sorte dicendo «Ah, quando c'è da stare in pista, in pista. Così». Io non mollo, e non mollo, ragazzi. Perché io sono il primo a alzarmi e l'ultimo a andare a letto, ricordatevelo. Ricordatevelo, amici. Ore 9:30 della sera. Questo ragazzo appollaiato su uno sgabello già era un brutto vedere. Rassegna le dimissioni. E dice a un soggetto: oh, figlio, me portai a letto. Voglio essere portato. Me portai in albergo, ne cavo più una vita. Allora, uno di questi ragazzi, che è sempre quello mitico, così che sapeva la strada e tutto, perché noi eravamo praticamente desaparecidos. Un po' lo su dolce. L'ha accompagnato in hotel e l'ha abbandonato lì, per poi ritrovarlo poi noi dopo, praticamente mezzo nudo, cioè, era solo in mutande, una cosa bruttissima, piegato sul letto mentre che ci guardava con l'occhio spento, ridendo. E ecco, 9:30 è andato a letto, per intenderci. La serata è continuata un po' per noi, abbiamo fatto... Quel locale lì, io tra l'altro avevo incontrato un mio amico che ci tengo a salutare, Cristian di Borgottaro, saluto. Così, faceva il carabiniere. Lui faceva il carabiniere, esatto. L'abbiamo beccato lì fuori, da, così tra l'altro con la sua amorosa e anche lì non vorrei tirare fuori il discorso di uno che era con noi. Sì. Che ha appena visto una ragazza, cioè che questo mio amico si è fermato a salutarmi, abbiamo scambiato 10 minuti di chiacchiere. Sì, e lui con l'aito. Questo nostro amico ha appena visto una donna fermarsi con noi a parlare, cioè, questa qua si è fermata perché era amorosa di questo mio amico. Porca appena me. Ha visto sta qua che si è fermata, lui la dava già per fatta.
Cioè, sì, sì, lui se la dava già in tipo, tasca. Del tipo frasi storiche, oh cara, te in su, quei lavori. Cioè, lui sa che tira, tutti quei lavori. Lui aveva legato il fatto che si fermava al fatto che lei ci stava. Sì, cioè, sì, perché sì, per lui si era fermata non perché era l'amorosa di un mio amico, ma perché lui lei si era fermata perché ci stava bene. Che manica di pazzi. Manica di pazzi. Bene, allora io sono riuscito a mandare via questo mio amico con l'amoroso prima che questo nostro amico su qua se la facesse e creasse un caso nazionale. Così ci mancano due aneddoti, direi, per finire questa storia. Poi lanciamo il pezzo per tagliare. Lo lanciamo prima? No, finiamo. Perché, tra l'altro, parlando di pazzi, anche il pezzo è pazzo. Il pezzo è pazzo e dura anche poco. Però io direi di metterlo in fondo perché ce ne mancano due aneddoti. Sì. La cantata per strada ci vuole. Ce l'ho. E quando ce l'ho, ce l'ho. E poi, se vogliamo dire, tipo il bullying o la notte come è passata. Lanciamo il pezzo, sono cose lunghe. Lanciamo il pezzo, dai. Lanciamo il pezzo, ragazzi. Ha ragione. Pezzo ragazzi... pazzo per gente pazza. Prego. A dopo. Ci siamo. Bello tranquillo, come pezzo questo. Te l'ho detto. Gente pazza, pezzo pazzo. Pezzo pazzo, che è un titolo che è veramente un macello. Sì, ho 3 anni per dirlo. Sì, lo dico. Sei te lo speaker del pezzo. Ani mortacci tu, te tocca. Allora, il brano, Segafu, tanto per rimanere un po' nella dialettica. Esatto. Allora, il brano è "Well I never know you were so much fun". Stick. Ci sono riusciti. Stick, sta parte, amico. Esatto. Sì, siamo arrivati a capire che è un Shut up, Charles. Sti cazzo. Alright. Va benissimo. Un veleno Gulite. Sì, vabbè. No. Ho detto veleno. Sei tranquillo. Allora, parlando di cose velenose. Esatto, ho visto perché ritorniamo in pista. Ragazzi, siamo un po' alla fine di questo podcast. Siamo alla frutta. Perché ci stiamo rendendo conto che stiamo andando fuori da ogni... Dal tunnel, sì. Sì, stiamo uscendo dal tunnel, siamo a 4 ore di podcast ormai. Tanto saluto, io bevo, saluto sempre. Ciao, esatto. Ci rimane da raccontare quello che è stato poi il continuo di serata, dove ormai tutti bolliti, abbiamo pensato bene di girare per il centro del paese, che è sempre Bologna, e aggregarci a un gruppo di, come chiamarli, barboni? No, di artisti di strada, ecco. Sì, diciamo un'evoluzione dei Figli dei Fiori. Esatto. Ecco, esatto, degli artisti di strada che loro stavano suonando. Questi Figli dei Fiori un po' moderni, mettiamoli così. Esatto. Prendiamo il tempo sul giro, ok? Sono passati 5 minuti dall'ultimo passaggio. Era Jean-Todd che provava la macchina. Sì, adesso ci sono andati il cambio, esatto. Pinge, Passa la 24 ore di Le Mans, tra l'altro. Sì. Non so se la 12 ore di Le Mans. Sì, l'ultima volta abbiamo sentito che si capiva niente. Sì, si rombeggia. Esatto, perché dovete scusarci amici, ma qua ormai le temperature si fanno sempre più calde. Sì. E allora abbiamo pensato ci bene. Ci ha buttato giù il muro praticamente. No, lo stiamo facendo all'aria aperta. Cioè il podcast si svolge all'aria aperta anche Air se Air podcast si svolge all'aria aperta e soprattutto l'immagine che vedete in webcam, cioè quello che voi vedete il filmato che è il sunto, così noi abbiamo messo di dietro, abbiamo praticamente fatto un fotomontaggio. Sì. In realtà è una tendina bianca.
che serve per coprire il muro. Esatto, esatto, che il muro non c'è più. Non c'è più. Bene, ci siamo aggregati a questo gruppo. Scusate, volevo farla corta, poi intanto mi do due di testa. Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Io, chiaramente. Andiamo a fare dei rimproveri a chi lui. C'è? Esatto. Ci aggreghiamo a questo gruppetto di strada, a questi artisti. Così gli diamo anche lì i resti delle nostre monetine di tutta la serata, quindi 35.000 lire, tipo una cifra assurda. Sì, perché cantavano una canzoncina. Che mi ricordo ancora, tra l'altro. Sì, più o meno anch'io, ma non so canticchiare. Sì, problema tipo, dammi 1.000 lire, solo 1.000 lire, solo 1.000 lire per me. Una cosa del genere era, se non mi ricordo male, quindi ci stavamo ancora dentro. Con lì con gente che saltava su e diceva, no, mi pare che al massimo arriva 600 franchi, quello che mi avanzava. C'era, che tra l'altro poi la figata è stata che noi aggregandoci a loro, cantando per le piazze, abbiamo tirato su soldi. Abbiamo tirato sui soldi per loro, che io giravo col berretto, la giacca aperta, e dicevo alla gente, oh, cacciate qua la pila dentro, cioè in una via centrale anche lì di Bologna, molto bene. E li abbiamo tirato, cosa li abbiamo tirato su? Ma così, avevamo fatto una buona cifra per quei 10 minuti. Sì, donata. Tra l'altro ci siamo seduti per terra, coricati sulle scale di un palazzo. Sì, attaccate le colonne. Sì. Cioè, uno che provava a arrampicarsi sopra un lampione completamente liscio, ma vabbè. Spider-Man, come vedo, come è stata boccia che fa finire che qualche giorno me lo giro. Esatto. Ma sta crescendo, hai visto? Amici, state notando che cresce. Sì, per la felicità delle... Esce anche l'inquadratura in questo momento. Perfetto, perfetto. Dalla regia mi dicono che... Che i fiori più belli e più profumati. Tanto, amici, mi piacerebbe farvi vedere anche dall'altra parte della webcam. Sì, okay. Sì, la regia. La regia. Si è dotato di un nuovo mezzo... tecnologico, telecomunicazione a 4 piani, molto bene, molto bene. Abbiamo aggiunto altre 2 casse in questa stanza qua che mancavano. Sì, ce n'erano già poche. Sì, sì, siamo arrivati a 11. Perfetto. Fatto conto, siamo a 11. Benissimo. Più su. Ma pensa che bello aver avuto un demo di quel brano, di quella gente lì. Esatto, ma soprattutto aver avuto il filmato di tutta la giornata. Lì era cosa. Sì, ma è lì che c'è, cioè, uno che cosa va a pubblicare lì? Niente, perché è tutto censurato. Diciamo che bisognerebbe togliere forse l'audio completamente. Ma proprio completamente. E poi affidarsi a buon Dio per quello che si può. Perché Madonnace. Sì, esatto. Ma a tal proposito. Ti dico a tutti questa cosa qua. Il ragazzo naturalmente lo sa, perché ormai dello staff è pesante la cosa qua, la collaborazione. Abbiamo uno pseudo scoop. Diciamo che molto probabilmente riusciamo la settimana prossima. Adesso vediamo, non fatemi fretta, perché adesso sono le feste. Sì, che mi hai fastidi di affari importanti. Bene, mica sempre in avanti. Per dimostrarvi quanto era carina la nostra gioventù. E che niente che a me è balle quando fai 1000 U. Esatto. Vi faremo vedere un filmato, il meno censurato possibile, lo giuro. Così, di una nostra grigliata svoltasi il 15 agosto del 2002, mi hai assicurato te. Sì, se non sembra, poi saremo chiari quando uscirà, quando pubblicheremo, pubblicheremo l'articolo. Alla peggio ricevete le mie scuse nella prossima. Perché... Esatto. Uscirà un filmato, diciamo, di una ventina di minuti, compreso anche l'audio e tutto, quindi un filmato proprio filmino. Così, girato all'epoca, questo 15 agosto, durante una grigliata, dove noi poi abbiamo passato tutta la notte, io ero andato in tenda, quella famosa grigliata che abbiamo fatto, ricordato. 2 giorni di fuoco. Due giorni di fuoco, abbiamo ritrovato il video. In anteprima nazionale. In anteprima nazionale lo posteremo. Faremo questa prova dei nostri ricordi in film, perché adesso torneremo anche con i filmati a fare copertura di vari eventi, eccetera, eccetera. Bene. Però non ve ne parliamo di sta grigliata, perché qualcosa vi abbiamo già detto. Qualcosa vi abbiamo già detto. Uscirà un post dove racconto per filo e per segno i vari aneddoti, le varie vicissitudini. E soprattutto vedrete il video, che cioè, non è da poco. Cioè, quindi quelli lì sono 20 minuti. 20 minuti. In 20 minuti voi vedrete le cose agghiaccianti. Immaginatevi le altre più o meno 48 ore cosa può essere successo. Esatto. Quelli sono solo 20 minuti di giorno, tra l'altro. Di giorno, e ci sono un paio di minuti anche durante il falò notturno, dove siamo veramente in uno stato pietoso. Quindi se di giorno eravamo così, immaginate la notte. E soprattutto il giorno dopo. A notte, ragazzi. Esatto, bene. Questo è quello che vi proporremo sul sito amiciamici.com. Direi che la puntata volge al termine. Sì, a me dispiace. Però comunque, vabbè, dai. Aggiungeremo due puntate. Esatto. Dei ricordi, perché ce n'è. Esatto, ma probabilmente forse ci riusciremo, tireremo dentro anche qualche ospite in futuro. Sì, forse. Ne riparleremo, perché questa cosa qua l'abbiamo dovuto un po' accorciare, perché sì, è un'ora di chiacchierata così in amicizia. Poi abbiamo rotto le balle, lo sappiamo.
Però facciamo così, dai. Perché è bello per chi ha anche dei ricordi visivi dell'evento. Sì. Non so quanto possa essere piaciuta questa 18ª puntata. Cioè, noi ne parliamo perché, tra l'altro, nel parlarne ci rivediamo le scene, cioè, in testa. Esattamente. Noi che l'abbiamo vissute, la figata era esserci proprio. Esatto. Sfortunatamente non abbiamo materiale che comprova. Porca caccia vacca. La serata passata, le due giornate. Mamma mia, che peccato. Così, comunque, dalla 19ª puntata abbiamo già detto che torneremo un po' seri, nel senso che abbiamo un po' di argomenti carini, riguardanti un po' i nostri paesi. Così la puntata 20 è il meglio. E dalla puntata 20 adesso ricreeremo un... Dalla 21 in poi... Sì, dalla 21 creeremo ancora un filone, daremo una cosa, un filone unico alle alle prossime puntate. Perché, come si dice, ne abbiamo fatte 20, ma chi lo sa, ne faremo altre 20. 20 settimane che siamo con noi, cioè adesso sono 18, che siamo con noi, che siete con noi, che siamo con voi. Cioè, così, quello che è. Quindi. Mi scordo, vedi che mi scordo. Vedi, ti viene in mente le cose all'ultimo. Tra l'altro, parlando di questi bei ricordi qui, io saluto tutti quelli che c'erano quella volta lì. Esatto, gli 8. I momenti indimenticabili. Bello, bello. Li ringrazio. Seguiti da 10 mesi dopo, tu 11 e 3 settimane. Vabbè. Ok, salutiamo anche i nostri naioni, i nostri commilitoni. Beh, dai, io posso salutare il 797. Io il 699. Completamente. Distretto militare di Como, ragazzi. Milano. Lui era Milano. Io stavo a Milano. Io ero a Como. A Baggio. Benissimo. Io invece ero a Como, in frontiera. Oh, bene, ragazzi. Che dire? Non aggiungiamo nient'altro. Ti ricordi, ne parleremo, chi lo sa. Prossima puntata, dopo la 21ª puntata in poi. Ma anche più in là, chi lo sa. Sì, più in là. Perché sennò poi vediamo troppe emozioni, tutto così, apri una porta sola. Poi è qualcosa, ci saranno delle puntate dove non sappiamo cosa dire. Bene, dai. Le patatine l'abbiamo salutato tutti, ragazzi, la puntata, la solita oretta l'abbiamo fatta, il pezzo l'abbiamo proposto. Salutiamo tutti, diamo l'appuntamento al giorno 20 di giugno, così... Chi ci ascolterà, ci vedranno live il 20, ma ci ascolteranno il 21. Sì, come al solito, dal vostro amico nonché Topino, il solito arrivederci. E io che le posso dire? Purtroppo, ma tocca. Ciao, fanciulli.